Buongiorno, sono Alessandro Deò del laboratorio di mare di Mezzanino in provincia di Pavia. Il piatto che prepariamo oggi sono degli spaghettoni biologici Senatore Cappelli alce nero con pesce spada, vongole veraci, pomodorini e scorzette di limone. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di spaghettoni biologici Senatore Cappelli alce nero, 200 g di vongole veraci, 200 g di pesce spada, una decina di pomodorini, la scorza di mezzo limone, 100 g di polpa di pomodoro biologica alce nero, uno spicchio d'aglio, prezzemolo tritato, olio extravergine di oliva alce nero e sale quanto basta. Per prima cosa andiamo a buttare la nostra pasta in abbondante acqua bollente precedentemente salata. La pasta dovrà cuocere 12 minuti e questa è una particolarità appunto di questa selezione biologica che si differenzia dalle comuni paste di grano duro a cui magari siamo abituati a fare riferimento, quindi sono 4-5 minuti in più di cottura rispetto alla normalità. Mentre la pasta cuoce andiamo ad aprire le nostre vongole, quindi un sauté antiaderente ben caldo, un filo d'olio extravergine alce nero biologico e le nostre vongole, il fuoco molto alto in modo da farle aprire velocemente. Mentre si aprono le nostre vongole, in un altro sauté antiaderente sempre andiamo a mettere ancora un filo di olio e i 100 g di passata di pomodoro di cui parlavamo prima. Essendo una passata molto dolce, la saliamo leggermente, mettiamo anche un pochino di pepe e la lasciamo cuocere per un paio di minuti. Nel frattempo tagliamo il nostro pesce spada. Questo piatto è un piatto caratteristico più che tipico della nostra cucina mediterranea, quindi abbiamo lo spada sempre del Mediterraneo, pomodorini del sud, polpa di pomodoro bio, olio extravergine siciliano e l'immancabile pasta di grano duro Senatore Cappelli. Perché Senatore Cappelli? Perché Senatore Cappelli è stato il promotore della selezione / divisione tra grani teneri e grani duri e quindi questo viene coltivato sull'altopiano di Altamura ed è assolutamente un prodotto biologico. Pasta cuoce, le vongole sono aperte, aggiungiamo lo spada alla salsa di pomodoro che ha cotto velocemente e intanto tagliamo i pomodorini che utilizzeremo poi alla fine in mantecatura della pasta. Possiamo aggiungere le nostre vongole e la loro acqua facendo attenzione che non ci sia sabbia. Nel nostro caso le abbiamo fatte spurgare precedentemente in acqua fredda salata, di conseguenza possiamo essere tranquilli. Mentre lo spada finisce di cuocere, andiamo a grattare la scorza di mezzo limone, facendo attenzione a non grattare la parte bianca della pelle perché risulterebbe amara. Il limone ovviamente completa le caratteristiche di profumi e sapori del sud Italia di questo piatto e soprattutto fa da legante a tutti gli ingredienti che abbiamo messo inizialmente, oltre a dare una nota di freschezza al piatto. Sono passati circa 9 minuti, possiamo scolare il nostro spaghettone all'interno del nostro condimento finale e far terminare la cottura all'interno appunto del nostro sugo. Il nostro spaghettone è arrivato a cottura, mantechiamo ancora con un filo d'olio extravergine biologico, spegniamo il fuoco e andiamo ad impiattare aiutandoci con un mestolo ed un forchettone in modo da creare un nido caratteristico.
aggiungiamo un pochino del suo sugo, anche qualche vongola, qualche pezzettino di spada. Perfetto. E aggiungiamo un piccolo bouquet di erbe aromatiche fresche per colorare il piatto. Ecco gli spaghettoni biologici con pomodorini, pesce spada, vongole, scocciate di limone. Un piatto assolutamente mediterraneo realizzato con prodotti biologici al Cenero.